L'Aghezzo a Gorgonzola contro l'Albino Leffe, si sentono solamente i tifosi dell'Aghezzo che ancora una volta non hanno lasciato sola la squadra Amaranto, con caso squalificato, con anche le partenze del calciomercato, soprattutto quella di Golando, di Donato Cambiamodulo, 4-3-2-1, con la presenza di Cutolo e Piu alle spalle di Gori, centrocampo a tre con Foglia, Tassi e Picchi, in difesa Ceccarelli, Baldari in mezzo, Corrado e Luciani sugli esterni. Queste le scelte di Donato. Dall'altra parte l'allenatore Marco Zaffaroni dell'Albino Leffe propone Cori in avanti, che aveva già segnato nella gara di andata. Azione dell'Albino Leffe con Gusu, poi Sibilli, palla dentro, Petrungaro, la parata di Pissardo. Si gioca, vedete, con una nebbia fittissima. Arezzo batte tre calci d'angolo consecutivi, palla dentro e finisce in gol. È ancora Gori. Gori dunque porta in vantaggio l'Arezzo. Una situazione rocambolesca, vediamo un po' cos'è accaduto. Come sempre Cutolo e Foglia dalla bandierina, pallone in mezzo, è probabilmente una carambola, il portiere a Bagnale che spinge su Gori e la palla finisce in rete, nono gol in campionato per Gori. Ancora un calcio d'angolo per l'Arezzo, questa volta va Foglia, Gori! Palla sopra la porta di Abbagnale. Vedete che si vede pochissimo, non si capisce granché di quello che accade in questo caso dentro la categoria dell'Aghezzo. Luciani, Cutolo prepara il traversone, più che stacca Abbagnale, grande respinta, poi Foglia, la ricaccia in mezzo e non ci arrivano né Gori né più. Azione a sinistra di Petrungaro, va a puntare Luciani, riesce a far partire il traversone, secondo palo c'è Gonzi che mette in mezzo, corta che spinta! Ed è Sasha Cori, ancora lui, ancora l'ex, va segnato all'andata, il gol partita al comunale, segna anche qui sulla corta che spinta, palla che finisce sotto la traversa, davvero si intuisce a malapena quello che accade dentro la categoria dell'Arezzo, Arezzo che si fa raggiungere, siamo dunque sull'1-1, Cutolo prepara la conclusione, è facile per Abbagnale. Arezzo che insiste sempre da quella parte, sempre da destra, con Cutolo, mette in mezzo, deviazione, credo di Picchi, pallone comunque allontanato da Bagnale, Luciani, altro traversone, profondissimo, la prende a Bagnale, Gonzi, ancora Albino Leffe che cerca qui l'1-2 che riesce, ancora Gonzi, entra in aria, palla dentro, si accende un'altra mischia, poi situazione davvero complicatissima da vedere al 93esimo. Finisce 1-1 tra Albino Leffe e Arezzo in questa fittissima nebbia in cui davvero si è visto molto poco. Arezzo che è andato a sprazzi, sicuramente ha avuto gli spunti migliori, l'11esimo pareggio in campionato per la squadra di Donato.